questo qui che abbiamo sotto occhio adesso è una principessa guerriera con la barbatura da torneo, con la lancia classica che si utilizzava nel giostra alla barriera, e dalle decorazioni rosso araldico e argento antico. Ha un cimiero a coroncina che la identifica come principessa cristiana nelle mie fantasie così bellicistiche. E in contrapposizione c'è la giostra del saracino, che è questo pezzo che ruota sul perno, dove anticamente si colpiva lo scudo e si doveva evitare di rimando la botta della massa ferrata che era nell'altro braccio. È una forma di artigianato specializzato. C'è una conoscenza molto approfondita delle armature nelle loro forge, una conoscenza dell'araldica, dei cimieri, di tutto ciò che erano i blasoni che identificavano un cavaliere piuttosto che un altro. Da dove è nata questa passione? È nata dalla passione per l'araldica medievale, per le forge delle armature, per tutto ciò che è il mondo magico che c'è dietro ai tornei, i tornei della giostra, la saracina. Materiale usi? Si usa in materia di recupero, c'è dentro un po' di tutto, c'è una commissione di legno, ferro, vecchi zerbini. È una coseria del quotidiano interpretata e rivisitata. Praticamente mi rifornisco con lo stesso interesse della rottamaio, al direttore dell'antiquariato, alla patroniera di casa, ci finisce dentro di tutto di queste cose. Da quanti anni hai questa passione? Da sempre, da quando ero ragazzino, giocando con i primi soldatini medievali che c'erano in commercio e desiderando un esercito in scala naturale, un po' come l'esercito di guerrieri in terracotta, quello sepolto in Cina, Tianxin. E è un'armata giocattoloni, se vogliamo. Il primo assemblaggio, ma penso 12 anni. Sono molto geloso, però vivendo anche. Perché...